L'Inter ancora una volta si è complicata la vita nella gara d'andata, ha perso per 2-0 al Villa Park, sciupando anche alcune buone opportunità, così come ha fatto questa sera dopo il gol di Klinsmann. Altre volte i nerazzurri si sono presentati dalle parti distinte in maniera pericolosa, ma finora non sono riusciti a segnare il secondo necessario gol. Ora è Mateus che mette in mezzo, il pallone sfiorato, poi c'è il tiro che termina il gol da parte di Berti. Berti segna per l'Inter al 16° del secondo tempo, situazione ristabilita. Ora la partita comincia davvero. 2-0 per l'Inter, pareggiata la situazione del Villa Park. Poi rivediamo il tutto, vedete, sull'ennesimo traversone, palla sfiorata di testa da Pizzi. Si coordina stupendamente Berti e infila nell'angolino più lontano, assolutamente fuori dalla portata di Stink. Rivediamo la conclusione vincente di Berti e ora siamo sul 2-0. Gray, palla all'indietro verso Nielsen, il suo destro, va Cascarino a colpire di testa, c'è Bergomi sul pallone, lo trascina in avanti, vedete la difficoltà con la quale controlla il pallone anche se lo giocato verso terra, palla in profondità, chiude bene McGrath, il pallone ora è di Birch, combina su Price, da questi a Platt, ancora all'indietro a Price, nuovamente il suggerimento per Platt, quindi Birch lungo il lancio di quest'ultimo che termina direttamente in fallo laterale. Palla per Zenga, 18° del secondo tempo a San Siro, Inter 2, Aston Villa 0, Bergomi, Mateus, Bianchi, accompagna Paganin, eccolo servito, penetrazione di Paganin, fermato. Il rinvio di Nielsen, il colpo di testa di Cascarino, l'anticipo di Mateus, la palla giocata da Berti ancora su Paganin, palla dentro per Mateus che la sfiora, poi Cowans che con la punta del piede riesce ad anticipare Klinsmann e a dare a spin. Partita dalle grandi emozioni, così come era lecito attendersi. L'Inter ha completato poco fa la sua rimonta, non è ancora detto, palla ora verso l'area interista, gioco interrotto dall'arbitro Spirin, calcio di punizione per i Villans, vengono in avanti i lunghi della difesa dell'Aston Villa, in particolare Nielsen, ma già lì avanti c'è un grande colpitore in acrobazia come Cascarino, mentre osserviamo Cowans che sistema a terra il pallone, in avanti anche Gray, parte il lancio di Cowans, Cascarino, Zenga, dunque bravissimo davvero di testa questo Cascarino, il rinvio di Zenga, il pallone giocato di testa da Klinsmann, ribattuto da Mountfield, giocato ora da Cowans, Paganin, Mateus, Pizzi, va Pizzi, va Pizzi, Pizzi vai al limite, palla sul sinistro, parte il tiro ed è bravissimo ancora Sting, avete visto Pizzi che ha giostrato in finta fin quando è riuscito a portarsi il pallone sul piede favorito, il sinistro, ha lasciato partire un raso terra insidioso, è stato ancora bravissimo il portiere Sting. Fermo per un fallo di Berti, calcio di punizione per l'Aston Villa.
ventunesimo del secondo tempo, Inter 2 Aston Villa 0. Palla spinta. Di testa di Cowens, poi di Cascarino, all'indietro ancora di Ferri per Zenga. Paganini, molto vivace la sua azione, spinge sulla fascia sinistra, mentre naturalmente il libero è diventato Bergomi. Ecco Bergomi che appoggia la azione del compagno, effettua il suggerimento su Serena, Serena da Mateus, Mateus ancora da quest'altra parte, molto bene per Paganini, Paganini di prima per Bianchi. Su Bianchi ora c'è Mountfield, va sul fondo Bianchi, retrocede, punta l'avversario, di lui molto più aitante ma meno veloce, c'è probabilmente fallo di Mountfield ma non viene ravvisato nella circostanza, così che si riprende, ecco che rivediamo, vedete che Mountfield si fa largo in maniera forse irregolare nei confronti di Bianchi, non è comunque di questo avviso l'arbitro Schiri. Pizzi, Cowens su di lui, raddoppio, Pizzi viene via benissimo in dribbling, ancora insiste in azione, poi da Mateus, da questi a Paganin, Paganin effettua il traversone, Pizzi arresta, palla sul destro, poi fuori per Breme, Breme non rischia la battuta di prima, cerca spazio per il cross, lo chiude Price. E poi ancora lo stesso ottimo Price, va al colpo di testa, ora il pallone controllato da Platt che lo cede al portiere Spin. Minuti di gioco nel corso della ripresa, Inter 2 Aston Villa 0, l'Inter con una gara piena d'orgoglio e di slancio offensivo è riuscita a raddrizzare la situazione che era maturata nel match andata, ora c'è un fallo di Daley su Ferri ed è Berti, autore del secondo punto dell'Inter, il primo gol era stato segnato da Klinsmann che cede a Mateus. Dribbling, viene spintonato via da Nielsen, calcio di punizione, sono robustissimi, fanno valere la loro prestanza fisica, i tre centrali dell'Aston Villa, McGrath, Mountfield, Nielsen, palla ora lunga per Pizzi, fermato in palo laterale da questo intervento di Cowans che ha giocato gara praticamente tattica di copertura, c'è Paganin, alla rimessa, ecco la sua rincorsa, il suo solito lancio molto lungo, il pallone che Platt mette in angolo. Platt ha tentato di indirizzare ancora Stink, ne è uscito un nuovo tiro d'angolo per l'Inter, c'è Mateus che va a battere dalla bandierina. Breme si coordina, colpisce di collo pieno destro ma non inquadra allo specchio della porta, schema più volte visto nell'Inter con Breme che si apposta sulla tre quarti e Mateus che dall'angolo gli calibra il traversone per la battuta di prima. Spin. Mateus. Mountfield, combinazione Berti, Mateus, Price ora, per Berti, attenzione Berti, probabilmente a crampi, avanza Price, viene a coprire, Cowens lancia ancora verso Price, proteggono gli interisti, l'ultimo tocco è di Bergomi per Zenga, terra Berti, probabilmente crampi, eccolo. Puntuale la ripresa delle telecamere della squadra esterna di Milano 2 guidate da Tommasetti, accorrono Bergamo e il giovane della casa. Alza Berti, ce la fa. Rimessa di Price. Cascarino.
perché l'Aston Villa non ha restituito il pallone all'Inter. Calcio di punizione ora per i Villans. Sistema a terra il pallone Cowans, va alla battuta Mountfield. Poi Paganin che scaraventa lontano, il colpo di testa di Nielsen, il tocco all'indietro di Cowans, il rilancio di Mountfield, l'arresto di Deley, velocissimo come sempre, fermato da Bianchi, sulla ribattuta però c'è Cowans, si fa largo Cowans, taglia il pallone dentro per Platt, Platt è intercettato ottimamente da Ferri, poi è Berti che viene fuori e subisce palla. C'è Brene che mette in calcio d'angolo. È il primo tiro della bandierina per l'Aston Villa. Va a battere Platt. Parte la parabola. Disimpegnano bene con l'aiuto addirittura delle due punte Serena e Klinsmann, gli interisti, c'è questo colpo di testa di Gray e quindi il pallone lungo per Pizzi che ha un varco sulla sinistra, va Pizzi, mette in mezzo ma proprio sui piedi di Magrata, ancora Pizzi, il suo cross, poi Bianchi, gol, gol di Bianchi, gol di Bianchi per l'Inter in azione di contropiede, l'Inter segna il suo terzo punto con quello che mi pare di poter ribadire è stato il suo migliore uomo fino a questo momento, Bianchi. Esplode San Siro, siamo sul 3-0, esulta anche Zenga, rivediamo, vedete Pizzi che ruba il pallone a Magrat, effettua il cross proprio mentre il pallone sta uscendo, si coordina per la battuta violenta, Bianchi, palla che passa in mezzo alle gambe di Spin, vediamo, e qui è da discutere se il pallone fosse buono o meno, vi ricordo comunque che il pallone stesso per essere giudicato fuori deve aver superato per intero la linea di fondo campo e può darsi anche che Pizzi abbia effettuato il traversone in tempo utile. Mezz'ora di gioco nel corso della ripresa, 3-0 il punteggio a favore dell'Inter. Gray ora in possesso di palla, ora Deley, fallo su di lui da parte di Ferri, gioco fermo e calcio di punizione per i Villan. Tutta Gray, però naturalmente l'Inter è costretta a difendere questo risultato, palla verso l'area, interviene Spirin, l'arbitro che comanda un calcio di punizione per i nerazzurri. Alla battuta Bergomi. Poi è dello stesso Paganin che con calma lo gioca all'indietro su Zenga. Bergomi. Zenga.
allarga Paganin, Zenga porta un po' a spasso il pallone per la propria area di rigore con le mani, facendo vedete ai compagni di allontanarsi. Disturba lo stesso Klinsmann in modo irregolare, calcio di punizione per l'Aston. Cowans, McGrath, Cowans, si avvicina Klinsmann, ancora McGrath, batte centrale lungo, colpo di testa di Bergomi, alla fuori per Birch, su di lui c'è Pizzi, il tocco è su Price, parte il traversone, colpo di testa di Serena. Avanza anche Mountfield, largo per Cascarino, su Cascarino ora c'è il disturbo di Paganin, Berti lascia sfilare il pallone a fondo campo. Minuti di gara 32 nel corso del secondo tempo, Inter 3, Aston Villa 0. Naturalmente l'Inter nei limiti del possibile deve ora evitare di accartocciarsi all'indietro. Fischio di Trapattoni. Zenga. Pizzi, benissimo. Klinsmann. Klinsmann resiste, entra in gara di rigore, Klinsmann, ancora Klinsmann, sempre Klinsmann, poi viene intercettato proprio al momento della battuta, aveva resistito alle azioni pallose degli avversari, ma ora è Matteus che recupera un buon pallone, va sul fondo, parte il suo cross, attenzione, Serena, miracolo ancora del portiere che veramente ha salvato la baracca. E ora c'è questo contrattacco da parte dei Villans con Birch, Birch largo per Bailey, partita entusiasmante a San Siro, Bailey e Paganin, Bailey e Ferri ora, Bailey si libera del pallone all'indietro, fuori. Urlo di sollievo da parte dei sostenitori di San Siro mentre rivediamo il cross di Matteus, il colpo di testa di Serena e la splendida parata di Spink. Veramente eccezionale il portiere dell'Aston Villa. L'Inter si è procurato almeno una decina di azioni da gol e molto spesso è stato il portiere inglese a risolvere la situazione. Colpo di testa intanto di Mountfield in palo laterale. I minuti di gioco sono 34 nel corso della ripresa, risultato di 3-0 per l'Inter. Grande agitazione in panchina e anche da noi. Matteus. Colpo di testa di Mountfield. Su Price, guadagna spazio Price, poi lascia partire il traversone verso Cascarino, il colpo di testa è di Bianchi ma il pallone è fuori per Cowans che lo gira ancora verso Price. Price c'è Breme e anche Serena ora, bravissimo. Grande partita sul piano dell'impegno, della volontà, della determinazione degli interisti di Bergomi. Ora questo rilancio lungo con il pallone toccato da Klinsmann e giocato ora ottimamente da Pizzi per l'inserimento di Paganin. Va Paganin, si ferma ora, sta arrivando Bianchi, eccolo servito. Bianchi tocca ora su Pizzi, prova il sinistro Pizzi, ribattuto. Ahi, poi è ingannato forse anche dal terreno, non controlla bene. Recuperano il possesso di palla i giocatori inglesi con Nielsen. Parte il suo lancio verso Cascarino, palla ora per Pizzi. Giocata bene su Matteus che l'allarga per Breme al quale si fa incontro Price. Serena alla caccia del pallone. Poi anche Matteus, attenzione Matteus, Matteus prova la gran botta da fuori sul fondo. Cambio nelle file dell'Inter. Entra Mandorlini, esce Berti. Ovazione per Berti. Mandorlini, cambio delle file dell'Aston Villa, entra con il numero 15 Olney, esce, vediamo chi, esce Mountfield. Trentaseiesimo del secondo tempo, 3-0 il risultato dell'Inter. Da fondo campo Spin, il migliore sicuramente della sua squadra.
colpo di testa di Cascarino. Daley. Daley trova un varco, va velocissimo, mette il pallone in mezzo, attenzione, e c'è il tiro mancato da parte di Platt con il pallone che termina fuori. La rimessa ovviamente dell'Aston Villa. Lo effettua Gray. Vedete accanto a lui Trapattoni, spiritato. Si atterra un giocatore dell'Inter, Paganini. Vediamo che non si sia fatto nulla di male, già provveduto a sostituire i suoi due uomini, Trapattoni. Atterra Paganini. Certo, non si può dire che la gara qui al Meazza di San Siro abbia tradito le attese. L'Inter era chiamata ad una prova d'orgoglio tutta d'attacco, finora mantenuto appieno le promesse, è stata incoraggiata dai suoi sostenitori. Ora Gray effettua questo rilancio, serie di batti e ribatti, ancora Bianchi allontana, tenta di coordinarsi Klinsmann, è battuto in acrobazia, tocca il suo primo pallone il nuovo entrato, ma il rimpallo è favorevole agli interisti, che ora con Serena ancora vengono in avanti. Pizzi, retrocede Pizzi, tocca a Bianchi, Bianchi va via, combina ancora con Pizzi che cambia gioco dalla parte opposta su Breme. Breme ora è attesa da Price, da Mateus, scivola Mateus, perde il pallone, giocato ora da Platt, va Platt e tocca centralmente su Cascarino. Cascarino cerca una soluzione, la trova in questo suggerimento largo su Daley. Daley punta Ferri, pronti a raddoppio i giocatori dell'Inter, converge Daley, gioco buono, contropiede dell'Inter con Pizzi, da Pizzi, 3 contro 3, palla ora per Serena, Serena per Mandorlini, il nuovo entrato, sempre Mandorlini in possesso di palla, fuori per Serena, prova il sinistro, batti e ribatti, ancora Serena alla caccia del pallone, pallone che termina fuori. È rimessa per l'Aston Villa, anche se forse l'ultimo tocco era stato di un giocatore inglese, pallone ancora indirizzato su Daley, fuori. 37esimo della ripresa, 3-0 per l'Inter. Ferri poi lascia l'incarico per la rimessa a Pizzi, naturalmente ora sono gli interisti a cercare di guadagnare qualche po' di spazio. Dispendiosissimo anche per il fondo del terreno, veramente pessimo, inutile sottolinearlo. Klinsmann difende il pallone, lo tocca lì dietro su Ferri, Ferri effettua un dribbling largo poi a favore di Pizzi in posizione di ala destra, va Pizzi, copre Daley, converge Pizzi, viene travolto dall'avversario, calcio di punizione, naturalmente sono azioni che al di là di sopra di quelle che possono essere i frutti immediati che procurano, consentono di tenere il pallone lontano dall'area di rigore dell'Inter. Per la battuta di questo calcio di punizione arriva Mateus. Pizzi, prova il sinistro Pizzi, ribattuto Cascarino. Cascarino è circondato da tre avversari, lo stesso Pizzi gli ruba il pallone, ora Bianchi. Bianchi in possesso di palla, taglia dentro il suggerimento per Klinsmann che si tira bene, tocca poi fuori per Mateus, parte il cross di Mateus, il rinvio di McGrath, ancora lo stacco Mateus, ma è ben piazzato Cowans che tocca fuori per Cascarino. Ora Birch, dalla parte opposta il lancio è verso Price che di testa mette in movimento McGrath, si sposta tutto in avanti l'Aston Villa. Suggerimento per Cowans. Parte il lancio di Cowans, Zenga. 40esimo del secondo tempo. Vedete l'espressione tesa di Mateus, la gara è stata tremendamente faticosa. Zenga. Klinsmann. Klinsmann va via! Stupenda azione di Klinsmann, attenzione Klinsmann, tiro, no! Appoggia praticamente il pallone portiere Spink, grandissima azione di Klinsmann in fase di preparazione, rifinita poi male. McGrath, Platt, che attesa da Mandorlini, Cowans, Franz Cowans, parte il lancio lungo,
e c'è in vano il tentativo di stacco da parte di Cascarino con la palla a fondo campo. Tutto questo quando il cronometro segna 41 minuti, mentre rivediamo la galoppata di Klinsmann che entra in area di rigore. Vedete, a tutto e tu con portiere avrebbe potuto guadagnare ancora qualche metro. Zengo intanto sta sistemando a terra il pallone per effettuare il rinvio. Colpo di testa di Nielsen, poi di Platt, pallone difeso da Serena e lasciato sfilare in palo laterale. Ora Serena si è appostato quasi costantemente alle costole di Cascarino, quello stratosferico tra i due. Klingstan il pallone, fermato da Nielsen, il palo laterale. 42esimo del secondo tempo, Inter 3, Aston Villa 0. Matteo, verso Bianchi il pallone, ha intercettato bene Gagliardo Cowans. Vedete che si accende una mischia, c'è un calcio di punizione. Palla 2, dice l'arbitro. Termina fuori e rinvio dell'Aston Villa, rimessa laterale. Palla Sting. Il lunghissimo rinvio. L'arresto di Paganin che ha giocato un'ottima partita. Paganin tiene la calma, si ferma, tocca all'indietro a Breme. E Breme chiama in causa Zenga. È stata una battaglia durissima questa di San Siro. Palla molto lunga, il colpo di testa di Nielsen, il tocco di Mandorlini per Breme e Breme dà ancora a Zenga. 44esimo del secondo tempo, siamo agli sgoccioli e naturalmente con ogni probabilità l'arbitro farà osservare anche qualche po' di recupero. Il più lontano possibile il pallone, Zenga lo mette a terra, Klinsmann dà un ottimo suggerimento a Breme. Su Breme c'è in copertura Price, si ferma Breme, tocca a Paganin. Paganin ancora combina con il compagno, vedete che i due si scambiano il pallone, opportunamente fa filtrare ora in profondità la palla Paganin e c'è un calcio di punizione a favore dell'Inter per il fallo subito da Mandorlini. Vedete scorrere in alto sulla sinistra dei vostri teleschermi il tempo, siamo quasi al 45esimo, sistema a terra il pallone Breme. Pizzi, parte Pizzi, finta, il sinistro è di Breme in mezzo e c'è la deviazione in calcio d'angolo di Platt. Tempo scaduto, si gioca il recupero, l'Inter è in avanti, batte ancora il suo calcio d'angolo ma non c'è tempo per il recupero. L'arbitro Spiering manda le due squadre negli spogliatoi e l'Inter in una serata memorabile coglie il passaggio agli ottavi di finale di Coppa UEFA ribaltando una situazione. Goria, vai Goria! Mi senti? Sì, vai Goria, vai! Andiamo alla ricerca di altri giocatori dopo questa impresa dell'Inter. C'è Goria a bordo campo. Capitan Bergomi. Bergomi, in che momento hai pensato di potercela fare? Ho subito all'inizio perché abbiamo fatto gol, poi abbiamo avuto tantissime occasioni. Penso che l'Inter abbia meritato di stravincere questa partita qua. Ti aspettavi?
di questa Aston Villa che ha giocato in modo aperto, vi ha creato anche problemi. D'altronde Cascarino ed Eli sono dei forti giocatori. Sono bravi, però hanno avuto solo un'occasione quando Zenga ha sbagliato il tempo sull'uscita, poi non hanno più fatto niente. A chi dedicate questa vittoria? A chi dedicate questa vittoria? Tifosi, ovviamente. Anche a Trapattoni. Anche a Trapattoni dedicate questa vittoria. Ce la dedichiamo a noi stessi e al nostro mister, al presidente. Grazie. Non so se ho ancora tempo, un secondo. Vai, vai. Mentre rivediamo intanto il terzo gol dell'Inter. Vai Amedeo. Ecco, mentre si rivede il terzo gol dell'Inter, Klinsmann, che è solito, diede poche parole. Niente, non vuol parlare, molto stanco. D'altronde lo stress è stato enorme per tutti, credo. Walter Zenga. Walter Zenga, una vittoria alla quale ho cominciato a sperare quando? Eccezionale, abbiamo fatto una grande partita e abbiamo meritato di vincere. Guarda, sono troppo contento, guarda che gente. È una delle vittorie più belle, penso, della tua carriera. Sì, è una delle storie più belle della pagina dell'Inter. In che momento hai cominciato a pensare che in effetti era fatto? Dal primo minuto, perché ci abbiamo creduto sempre tutti. È stata una vittoria anche di Trapattoni? È una vittoria di Trapattoni, della squadra, del gruppo, della società. E di questo splendido pubblico. Vi rilancia anche in campionato? Ci rilancia in Europa per il momento. Va bene.